In questo video andiamo ad analizzare quelli che sono i profili di rischio in termini di accertamento da parte degli uomini del fisco, quindi che cosa succede se la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate bussa alla mia porta, che cosa devo aspettarmi. Quello che voglio fare, quello che farò durante il corso di questo video è darti dei consigli pratici e per farti capire come ci si comporta quando prima e dopo che l'agenzia mi viene a bussare alla porta, ok? Quindi il primo consiglio che voglio darti è che l'analisi quantitativa del rischio è un'analisi che va sempre fatta. Abbiamo esaminato l'analisi qualitativa, cioè ti ho detto che cosa deve fare un consulente quando prende in mano la tua pratica di trasferimento. Devi andare ad analizzare quelli che sono tutti quanti i tuoi collegamenti con il territorio dello Stato e devi dirti, scriverti possibilmente in un parere nero su bianco, alla luce di quale normativa, in riferimento a quale anno rischi cosa, ok? Quindi se hai disatteso determinate norme all'interno del legislatore, ok? Questa è un'analisi qualitativa necessaria. Ad un'analisi qualitativa deve seguire però un'analisi quantitativa, cioè è inutile che ci preoccupiamo se il rischio poi pecuniario è bassissimo. Per esempio, per cui l'analisi del cosa rischio, del quanto rischio, di quanto devo mettere a mano al portafogli se mi fanno un accertamento e non volendo lo perdo, arrivato all'ultimo grado di giudizio, e allora devo capire a cosa devo essere preparato. E chiaramente la configurazione del rischio cambia a seconda della tipologia di fatturato, della tipologia di fonte del reddito e dall'ammontare evidentemente di quanto stiamo guadagnando personalmente o tramite la nostra attività. Ok, quindi facciamo molta attenzione, te lo ripeto, l'analisi quantitativa è uno dei punti di partenza, perché senza di quella rischi o di fasciarti la testa, come si suol dire, senza essercene però fondato motivo, perché magari non hai nessun rischio pecuniario, diciamo, particolarmente consistente, oppure addirittura è un rischio tale per cui c'è la possibilità di sfociare nel penale, e quindi questa è un'altra cosa che io personalmente vorrei sapere se trasferisco la mia residenza fiscale in un altro paese. Ok? Il secondo consiglio, meglio la seconda indicazione che voglio darti è questa: nella misura in cui ti iscrivi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, la cosiddetta AIRE, non devi preoccuparti però dall'altro lato eccessivamente, cioè quando ti arriva l'attestato di avvenuta iscrizione AIRE, comunicata di solito dal consolato al comune tramite una mail, ti arriva quindi proprio il certificato AIRE in allegato. Non è che il giorno dopo ti devi aspettare un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, a meno che chiaramente per motivi pregressi che io non posso conoscere, probabilmente neanche tu non abbia già commesso reati talmente gravi o sia per mille motivi già sotto l'occhio del ciclone, del mirino del fisco, ma tendenzialmente, quindi in situazioni fisiologiche, non patologiche, non funziona così. Non è che ti iscrivi AIRE e il giorno dopo ti arriva l'accertamento. Questo te lo preciso perché è una delle domande più frequenti che mi fanno. Non è così. L'accertamento può arrivare e arriva di solito con una media di circa 3 anni, soprattutto se ti trasferisci in uno dei paesi cosiddetti blacklist. Quindi questo per dirti che quando parti, quindi devi fare due cose fondamentali, le devi fare prima di partire: analisi quali-quantitativa dei rischi, quindi quali sono i tuoi collegamenti col territorio, come si slegano o come si mantengono secondo quali caratteristiche normative, e analisi quantitativa, quindi che cosa rischio, e soprattutto devi raccogliere tutte le prove necessarie a dimostrare la tua buona fede. La terza analisi, dopo quella qualitativa e quella quantitativa, è quella temporale, cioè devi chiederti per quanto tempo rischio. In questo senso voglio aiutarti, nel senso voglio darti una formuletta semplicissima da ricordare, che ti fa capire esattamente per quanto tempo devi preoccuparti. Quello che devi fare è sommare all'anno in cui vai via il numero 6. Te lo spiego con un esempio pratico molto più comprensibile. Nel 2017 decido di trasferire la mia residenza fiscale a Londra. Per quanto tempo rischio, o meglio, per quanto tempo gli uomini del fisco hanno la possibilità di accertare quell'anno in cui ho trasferito la residenza fiscale? Cioè, nel 2017 vado via. Ma quell'anno di imposta è accertabile evidentemente dal fisco, perché il fisco ti può contestare che non sei
andato via davvero, ma hai fatto soltanto finta. Tendenzialmente il fisco ha la possibilità di aprirti, si dice così, quel periodo d'imposta, quindi controllarti sul 2017 fino all'anno 2023. Quindi tu fai 2017 più 6 e ottieni 2023. Il 31 dicembre del 2023 è il termine ultimo per il fisco per poterti mandare qualche richiesta di accertamento per venire a bussare alla tua porta. Ti ricordo che le cartelle esattoriali, gli invii ai contraddittori, i questionari, le informazioni possono essere inviati anche all'estero, di solito all'indirizzo che hai indicato al consolato quando ti hai iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ok? Quindi per quanto tempo posso essere accertato? Dall'anno in cui ho paura di essere accertato più 6, quindi vado via nel 2018, l'accertamento può arrivarmi fino al 2024, al 31 dicembre del 2024 e così via. Ora, quali sono inoltre le contestazioni che rischi? Cioè, sempre rimanendo chiaramente in termini di accertamento, arriva l'Agenzia delle Entrate, arriva la Guardia di Finanza, che cosa possono contestarmi? Fondamentalmente possono farti due tipi di contestazioni, due e solo due, e cioè omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi. L'omessa, lo dice la stessa parola, la dichiarazione, si ha quando non hai presentato nessun tipo di dichiarazione dei redditi in Italia. E allora il fisco potrebbe dirti: guarda, sei andato via, ma per me eri fiscalmente residente in Italia, perché non hai presentato la dichiarazione? O ancora potrebbe dirti: guarda, sei andato via, però in Italia hai lasciato dei redditi, per esempio avevi dei redditi da locazione perché hai degli immobili affittati a terze persone. Anche in quel caso avresti dovuto presentare la dichiarazione, tu magari non l'hai fatto, e allora ti può arrivare questa contestazione cosiddetta omessa. L'infedele dichiarazione invece quando hai presentato una dichiarazione, però hai dichiarato un ammontare, un utile, un quantitativo di reddito che non corrisponde a quello che invece presume il fisco. Di solito chiaramente il fisco ti viene a contestare se pensa che tu hai dichiarato meno e non di più, evidentemente. Quindi queste due tipologie di contestazioni, omessa dichiarazione, te le ripeto, infedele dichiarazioni, possono comportare o sanzioni amministrative oppure sanzioni penali. Per quanto riguarda più da vicino l'erogazione delle sanzioni penali, giusto per essere chiaro, le sanzioni penali evidentemente prevedono una restrizione della libertà personale, cioè tendenzialmente la galera, che può andare, per quanto riguarda la omessa dichiarazione, il reato di omessa dichiarazione, da 1 anno e mezzo a 4 anni di reclusione, mentre per quanto riguarda l'infedele dichiarazione, di solito si va da 1 a 3 anni di reclusione. Però fai attenzione perché in realtà è un problema che si pone soltanto a determinate soglie, cioè l'imposta evasa in caso di dichiarazione omessa deve essere di oltre 50.000 euro. L'imposta evasa in caso di dichiarazione infedele deve essere superiore a 150.000 euro. Inoltre, prendi in considerazione che si tratta di singola imposta per singolo periodo di imposta, cioè possono contestarti di aver evaso o IRES o IRAP o IVA, ma tra di loro queste cose non si sommano. Per cui tendenzialmente io ti direi di preoccuparti soltanto se i tuoi utili aziendali sfiorano per esempio i 300.000 euro l'anno, insomma anche questo è un calcolo di convenienza che deve essere fatto con un consulente conti alla mano, ok? Quello di cui invece ti direi di preoccuparti è lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Esiste un sistema implementato da ormai la maggior parte delle giurisdizioni di tutto il mondo, per cui gli intestatari e i saldi dei conti correnti in tutto il mondo vengono scambiati dalle varie giurisdizioni, ok? Quindi tendenzialmente l'Italia, l'Agenzia delle Entrate italiana, saprà in automatico se hai conti correnti aperti a Hong Kong piuttosto che a Dubai, piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in altre giurisdizioni. Quindi è questo quello di cui devi veramente preoccuparti. Se hai conti correnti non dichiarati o se pensi di trasferirti senza iscriverti AIRE, utilizzare però questi conti correnti a tuo piacimento nella presunzione che l'Agenzia delle Entrate non ti scopra, sei fuori strada, ok? Quindi fai attenzione a quello che si chiama CRS, Common Reporting Standard, perché è un trattato multilaterale, o meglio è un accordo multilaterale, una convenzione multilaterale tra stati che prevede proprio lo scambio automatico di informazioni finanziarie per le persone fisiche che aprono conti correnti in giro per il mondo. Ok? Quindi fai molta attenzione a questo.